Sabato pomeriggio Giuseppe Bica è arrivato in Viale delle Sirene, accolto dai suoi amici e sostenitori. A dargli il benvenuto dopo aver pedalato per tutta Italia, arrivando fino a Lugano, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che lo ha atteso sotto il bastione imperiale, donandogli il gagliardetto del comune. Giuseppe Bica era partito da Trapani lo scorso 10 aprile dal piazzale del Lazzaretto. In queste settimane ha attraversato tutto lo stivale da sud a nord per promuovere la cultura della mobilità sostenibile. In tutto ha percorso qualcosa come 3.000 chilometri da Trapani a Lugano in 21 tappe. E dalla sella della sua bicicletta, Bica, oltre a diffondere un messaggio di attenzione per l'ambiente, ha portato avanti una raccolta fondi in favore di Medici Senza Frontiere. E i messaggi sono un po' sono abbastanza semplici, molto semplici. Uno è quello che ho nascosto un po' dentro il pandino, perché ha conosciuto il pandino, ed è quello di voler comunicare che anche con poco, anche con due ruote e senza nessuna energia e senza inquinare, si può fare qualcosa di straordinario. Due è un po' quello di una sana testardaggine, insistere, rispettando tutte le regole. Insistere nel voler raggiungere i propri obiettivi, fissarseli prima chiaramente e non mollare. Adesso più che mai, dove sembra che ci siano barriere, vincoli e restrizioni dappertutto. Questo messaggio l'ho un po' fatto implodere con questa idea che non c'è nulla di geniale se non il fatto di passare all'azione. Non è un'impresa, nessuno pretende di fare imprese, quelle le lasciamo a chi è in grado di farle, è solo un qualcosa di fuori dall'ordinario che vuole coinvolgere.